Ragazzi, prima di iniziare questo video voglio parlarvi un attimino di un sito con cui sto collaborando. Si tratta di 91calcio.com, ragazzi, vi lascio ovviamente tutti i link in descrizione, dove mi hanno mandato un pacco che adesso vi vado a far vedere. Mi sono arrivate, ragazzi, se non sbaglio, delle... Oh, vedi che figata, ragazzi, mi sono arrivate delle divise, delle tute, appunto, da calcio, che voglio mostrarvi qui prima di iniziare questo bel videozzo. Quindi speriamo di sbrigarci. Allora, guarda quanta bella bitta mi hanno mandato, ragazzi, un botto di roba. Vi faccio vedere subitissimo. Mi hanno fatto mandare questa bellissima maglia della Roma, ragazzuoli. Veramente bella. Fatta raga, fatta benissimo. Maglia della Roma per me. Sono contentissimo, raga. Vedo ora anche quando andrò a giocare a pallone. Vi giuro che me la metto, ragazzi, perché è veramente bella. Qui passiamo anche alla tuta, al giacchetto, ragazzi, dell'Arsenal. Guardate un po' che spettacolo anche questo. Un giacchetto con le maniche molto figo, cioè, raga, bella, bella, bella. I materiali sono spettacolari, di una qualità assurda. Vi consiglio di andare su questo sito, ragazzuoli, se volete acquistare qualcosina. In più, ragazzi, vi dico una cosa molto bella, che se andate sul sito e acquistate con il mio codice sconto Joker avrete un 15% di sconto, che non è poco, raga, fidatevi. Qui abbiamo ovviamente anche i pantaloni dell'Arsenal, molto belli, quindi tuta completa per me. E in più avrete anche la spedizione gratuita sopra un ordine di 79 euro. Quindi, ragazzi, codice sconto Joker per il 15% di sconto, e se superate l'ordine di 79 euro, la spedizione sarà gratuita. Felpa del Paris Saint Germain, anche questa molto bella, ragazzi, un bel felpone con i tasconi qua davanti, quindi bella. Poi vi farò vedere le foto su Instagram, vi metterò anche delle foto. Qui ovviamente non possono mancare i pantaloni, anche del Paris Saint Germain, ragazzi, molto belli anche questi. Vedete? Qualità, io penso, straordinaria. Una delle migliori in assoluto fino adesso. Belle, belle, belle. E poi questa, ragazzi, il pezzo forte per me. Questo è il pezzo forte, ragazzi. Tuta completa AS Roma. Guardate che spettacolo, raga. Guardate che spettacolo. Ma guardate il pezzo sopra, raga. Madonna quanto è bella. Madonna quanto è bella, raga. No, questa mi ci devo fare su assolutamente delle foto, e ve la devo postare sul mio Instagram per forza, raga. Sono bellissime, io ve le consiglio. Ci sono tantissime cose. Appunto, andate sul sito, link in descrizione, codice sconto Joker per il 15% di sconto. E in più, ragazzi, se acquistate, come già vi ho detto, più di 79 euro di roba, la spedizione sarà totalmente gratuita. Quindi mi raccomando, ragazzi, tutto in descrizione, 91calcio.com. E adesso possiamo iniziare con il video. La roba è bellissima, vi metterò una foto, delle foto in questi giorni con i prodotti che mi hanno mandato. Ti servono crediti per FIFA 19? Utilizzando il codice Joker puoi avere il 10% sui crediti extra e il 20% sui loot dollars. Trovate il link di Footloot in descrizione. Ciao a tutti, ragazzi, ben ritornati da Posso Giocare. Siamo tornati, signori, di nuovo su FIFA 19. Oggi, ragazzi, non voglio andare a fare né sfide, né challenge e nient'altro. Ma oggi voglio provare a farmi un draft fuori dal normale, ragazzi. Mi sento che oggi troviamo qualcosa di veramente potente e ci andiamo a fare un draft spaventoso. Quindi sono convintissimo, mi raccomando un like, ragazzi. Vediamo che squadra riusciremo a fare. Vi invito a lasciare subitissimo un bel like per questo video, mi raccomando. Prima avete visto, appunto, delle tute da calcio. Vi lascio tutti quanti i link nella descrizione se vi possono servire, con il codice sconto Joker, mi raccomando. Quindi siamo pronti, raga. Andiamo a fare questa sfida, nel senso, andiamo a cercare qualche giocatore buono che ci potrebbe uscire qui nel draft, e vediamo se riusciamo a spaccare tutto quanto. E ci prendiamo, speriamo, il modulo adatto. Allora, ci potremmo prendere questo qua, il 3-4-2-1, oppure il 4-2-2-2. E a questo punto, ragazzi, vado sempre con ATS, ATD. Vediamo se tante volte... Porca miseria, cosa ci ha dato? Fermi tutti! Ronaldo, il fenomeno 97! Per la prima volta, ragazzi, ce l'ha dato! Fermi tutti! Non me lo ha mai dato, ragazzi! Dammi Mbappé, Todi. Ci dà Sterling, va benissimo. ATS, dammi, non lo so, Neymar, Todi. Dammi qualcosa, ci dà Del Piero. What? Oddio che spettacolo. Dammi Giggs. Magari c'ho Davide, ci dà David Neres. Mamma mia, Ronaldo il fenomeno 97, ragazzi. Ma sei pazzo proprio, raga. Mamma mia. Dai, dai, buono così. Prendiamoci l'altro centrocampista. Dammi Modric 99, dammi Vieira, dammi qualcosa. Ci dà Paul Pogba, lo prendiamo. Difensore centrale, speriamo in qualche altra icon. Oppure un bel difensore buono. Glick non ci serve. Qui la cosa è tosta. Prendo lui, ragazzi, che mi potrebbe fare poi intesa con Pogba. Altro difensore. Koulibaly pure è buono, ma... Vabbè, lo prendiamo, facciamo un attimo questo cambio. Altro difensore, una bella icon. Non sarebbe male, ci dà Hernandez. Ok, portiere, vediamo un pochettino il portiere, se tante volte
ci delizia di overall. Madonna, Ronaldo il fenomeno così ci dà. Porca miseria. Porca miseria, raga. Oblak. Continuiamo. Forza con queste icone. Cioè, da poi Madonna Ronaldo il fenomeno. Ci dà anche Son. Lo possiamo utilizzare, raga. Ok, Willian possiamo utilizzarlo, vedete? Dai, vediamo qua, qua il 73, proprio chi se ne frega. Andiamo ancora avanti, ragazzi. Vieira, mi prendo assolutamente Vieira, raga. Vediamo se riusciamo a fare un po' d'intesa. Capirai, 94. Facciamo 96, 90-96, raga, però abbiamo la possibilità finalmente di provare Ronaldo il fenomeno 97. Porca miseria, che giocatore. Vi giuro, non me l'aspettavo proprio per niente, raga, una squadra del genere. Ok, il massimo che potevo fare, ragazzi, è questo 90-98, quindi andiamo a deliziarci con questa squadra. Finalmente proviamo Ronaldo il fenomeno 97. Quindi, raga, sono soddisfattissimo, finalmente mi esce fuori un draft con questo giocatore, quindi porca miseria, dovete lasciare subitissimo un like immediatamente, raga, perché porca di quella vacca. Ecco, già abbandonano prima di iniziare. Ok, ragazzi, troviamo il nostro primo sfigatissimo avversario, che però c'ha una squadra che fa paura. C'ha un Kanté messo come difensore insieme a Van Dijk, con Neuer che non fa intesa. Ha Ronaldo 98, Ronaldinho, verrà Koulibaly. Quindi c'ha una squadra un po' sminchiata, un po' strana, ragazzi. Non lo so perché, ma non ha intesa, non c'è niente. Quindi speriamo di spaccarlo in maniera molto esagerata. Andiamo a provare per la prima volta, ragazzi, Ronaldo il fenomeno. Sono contentissimo, quindi vediamo un po' quello che uscirà fuori. Eccolo qua, il nostro pelatone. Bello gagliardo. Tanto lui comunque se la giocherà molto per quanto riguarda i soliti giocatori, che sono appunto Ronaldo. Eccolo qua, il fenomeno. Buono. Ma il fenomeno! No, prende il palo. No, che palo che ha preso il fenomeno, raga. Non possiamo iniziare, non possiamo permetterci questi errori, anche perché questo c'è una squadra che è velocissima. Ecco, se la dà sotto sono fottuto. Se la dà sotto sono fottuto. Mamma mia, se la dava sotto ero fottuto, raga. E daglielo. E daglielo di cucchiaio. Il fenomeno, signori. Attenzione, va a segnare proprio lui, Ronaldo il fenomeno. Cioè, sto provando un giocatore colossale, porca miseria, che non si trova neanche sul mercato. Che penso che se lo metteranno sul mercato costa almeno 12 milioni. Non so quanto potrebbe costare. Ecco. Eh certo, mi devo far fottere con questi rimpalli. Mi sembra giusto, no FIFA? Dai, del secondo tempo, ragazzi. Non dobbiamo dargli proprio il modo di giocare a questo qua. Perché comunque, nonostante tutto, c'è una bella squadra. Porca miseria. Dai, Willian, rompiamo questa porta. Perché mi sto concentrando troppo a giocare con Ronaldo il fenomeno. Però grande azione, grande assist di Ronaldo il fenomeno. Grandissimo gol di Willian. Sì, sì, chiama il goal line technology, quello che te pare. No, vabbè, che so. Che so ste cagate lì. Allora, ragazzi, ma che sta succedendo? Ma che so ste cagate in difesa? C'è Del Piero che fa la scivolata, gli rimane il pallone lì sui piedi. Ma che gol di merda stiamo prendendo? Aie, Willian. E daglielo! Dai, è fenomeno! Dai, è fenomeno! Dai così, porca miseria! Che sta di dammi i capelli che non ce ho più! Dammi qua! Dai, Willian! Buttala giù per Ronaldo! Il fenomeno! Se la stoppa! Tiro a giro! E ci sta, ragazzi! Sangue freddo per Giocherino e per Ronaldo! Sangue freddo! Un assist colossale da parte di Willian! Meno male, ragazzi, che potevo tirare tranquillamente al volo, però ho detto voglio stopparla! Tiro a giro e andiamo a segnare. Attenzione ancora lui! Ci sta, ragazzi. 5-2. Ormai mette il lucchetto a questa partita. Ronaldo, il fenomeno. Va di nuovo lui a segnare. Vabbè, raga, va. È una bestia. Attenzione. No, me l'ha presa. Pensavo proprio tranquillamente era passata, ragazzi. Finisce qua. Finisce la prima partita. Ronaldo, il fenomeno, ragazzi. Crea il devasto. Quanti gol ha fatto? Sono curiosissimo. Ovviamente prende 10. Fa 4 gol su 5. Mamma mia, ha fatto un poker. Secondo avversario, signori. Attenzione, vediamo una bella squadra. Proprio lo sento nell'aria. Perché non mi ha scivolato con i bali del cazzo? Perché non ha fatto la scivolata, raga? Io l'ho detto di farla. E poi mi devo subire sti gol stupidi. Ma no, vabbè. Io prendo i gol proprio per gli errori demenziali proprio dei giocatori, raga. Cioè, lì è Koulibaly, io ho detto fare la scivolata, così almeno prendeva il pallone. No, niente, è rimasto dritto, si è spostato, ha fatto no, io la tocca la palla. E vabbè, 1-0 per l'avversario. Grazie Koulibaly, gentilissimo. Mamma mia, che bomba a mano di Sterling. Mamma mia, che bomba a mano di Sterling, ragazzi. Buca la porta. Ancora Sterling, ancora lui, ragazzi, sempre di destro. Assist di Ronaldo il fenomeno. Madonna mia, ma che stai facendo Sterling? Guarda qua, bam. Per Alex. Ancora Alex. E ci sta. No, guardalo che sfiga di
Garettone Bale. Buono fenomeno! Buono fenomeno, raga! Mamma mia! Assist di Gareth Bale. Ronaldo il fenomeno, ragazzi. Proprio allunga la gamba. Ha detto proprio: cioè, penso io, non te sta preoccupando. Mamma mia, che giocatore! No, ce l'ha fatto, ragazzi. Ha angolato bene il tiro. Buono Del Piero. Buono Del Piero! Mamma mia, raga! Mamma mia, Alex! La prende di esterno destro, deviazione di William, ma tanto probabilmente se non ci fosse stato William sarebbe comunque entrata, raga. Sarebbe comunque entrata. Buono per fenomeno. Il fenomeno. Mamma mia, viene disteso. Ragazzi, è stato disteso il fenomeno in aria. Era calcio di rigore per il fenomeno. Giocherini, ragazzi, seconda partita. Vittoria bellissima. Grande prestazione del fenomeno, grande prestazioni di Sterling, appunto prende 9.5, ma comunque il gol ce lo mette anche lui, proprio Ronaldo. Terzo avversario di questa... Oh, c'è Rodrigo Rodrighetto, Ronaldinho, Socrates Best, ce n'ha parecchi ragazzi questo, bella partita, 189, cioè bella partita, bella squadra, a posto, siamo tranquillo. Ci siamo, si parte ragazzi, si parte subito velocissimi con sta bellissima squadra. E ci prova! Mamma mia, raga, ma c'ha dei missili clamorosi, veramente. Bello fenomeno. Bello fenomeno. Bomba! No! Gliel'avevo angolato sotto al 7! Ci proviamo? Ci proviamo? Bello! Ci sta Ronaldo il fenomeno, ragazzi. Schema riuscito. Ronaldo si gira al volo. E gol! Guarda qua, olè, mamma mia raga, bello così, 1-0, ma non, fammi attenzione perché qua è un attimo raga, questo comunque è un avversario che se la sa giocare bene, quindi facciamo molta attenzione. Vabbè raga, cazione, vabbè ragazzi, cazione che abbiamo fatto, fermi tutti raga. Non so se l'ha presa di mano, di culo, non lo so ragazzi, ok niente. Che gli tiro una bestia. Ma che gli ho tirato? Era un missile, non era una punizione quella. Ho detto, ma io ci voglio tirare col fenomeno, perché ce l'abbiamo, perché usiamo questi 98 di tiro. Ho fatto l'errore. Gli abbiamo regalato un gol, ragazzi. Errore mio stupidissimo. Ma ci sta bene, 3-1. Ah, errore difensivo qua, ragazzi. Non ci stava la difesa, 3-2. Mi posso fare tutte queste belle azioni e poi mi prendo riccamente in quel posto. No, vabbè. Mamma mia, Manni, questo è appena entrato, è fresco come una primula. Madonna che rimpalli stupidi, ragazzi. Andiamo dentro col primo tempo supplementare. Ma guarda, Teo, c'è una partita che veramente stiamo prendendo pali, traverse, incroci. Non lo so, ci stiamo divorando gol su gol. Mi tocca andare a subire così. C'è una miseria, una partita che si chiusa subito. Guarda che gol, vabbè, raga. La palla filo filo la traversa e va a segnare l'avversario. Ma sì. Dai, che stronzata. Facciamo qualche cambio che è meglio, va. Niente, la butta via. Forse. No, non riusciamo. Niente. Raga, secondo me partita persa un po' ingiustamente. Però è andata così, raga. Questo qua ha segnato veramente con rimpalli, gol stranissimi. Ma niente, Ronaldo comunque ha fatto sempre il suo dovere. Tripletta per lui, 4-3 per l'avversario. E va bene così. Con 6 tiri in porta, 4 gol. Io 11 tiri, 3 gol. Di cui 70 traverse, 45 tiri fuori per un pelo. E 400.000 sculate fatte male. Niente, signori. Allora, abbiamo avuto l'opportunità appunto di provare Ronaldo, ragazzi, che comunque un gran bestione 97. Noi vediamo un po', in base al video anche uscito ieri, se tante volte andiamo a prendere Ronaldo il fenomeno 96, dipende tutto quanto da voi. Ragazzi, mi raccomando, io vi invito a lasciare un bel pollice in su, commentate, condividete, passate il mio profilo Instagram, trovate il link in descrizione. Passate anche sul mio account Twitch, sempre link in descrizione, mi trovate in live tutti i giorni dalle ore 18 in poi, dal lunedì alla domenica, quindi mi raccomando, vi aspetto. Ci apriamo l'ultimo pacchetto, sperando che ci dava anche tante volte una bella carta, tante volte walkout, icona, cose varie, ma non ci dà niente, ci dà una TT, ci dà un bel Dost 83. Signori, vi invito a cliccare qua a fianco a me per vedere altri due video, se tante volte ancora non l'avete visti, cliccate con cinema GK per iscrivervi al canale, sempre se ancora non l'avete fatto.
cliccate la campanella per attivare tutte le notifiche e non perdere neanche un video. Quindi mi raccomando, noi ci vediamo con un prossimo video, al prossimo appuntamento, ciao ragazzuoli!